Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la 56esima puntata della serie Polski Polski. Oggi siamo in compagnia di Buldir, che era qua in zona fino a un secondo fa, eccolo qui. Poi abbiamo Kasi. Ciao a tutti. Agri. E Energy. Ciao ragazzi. Kasi questa sera è molto allegro. Allora, andiamo ad acquistare il nuovo campo. Sono già stati arati e seminati tutti gli altri campi, hanno lavorato molto dietro le quinte e quindi andiamo ad acquistare il campo 49, che era quello vicino praticamente al biogas, perché è un etaro praticamente, o mezzo etaro, non lo so, adesso vediamo quanti etari che è. E quindi dopo abbiamo, dato che siamo lì in zona, lo concimiamo e lo seminiamo, perché per nostra fortuna è già coltivato, quindi non serve neanche andare a... Perché praticamente basta e coltiva anche tutti gli altri campi. Sì, lui esatto. Quando che regala 3 sottacano, cioè che se spreca, dice ma il mio, il tuo, lui fa tutto a pianeta Terra, credo che... Sì, esatto. E dopo chi che ha bisogno... Però non va mia ben che te paghi basta e noi non ci paghi niente. Ma basta, è più bravo di voi. Ecco, il padre che mi licenzia. Sì, oggi. Allora, eccoci qui arrivati sul campo. Ci fermiamo qua. Hola. Vediamo, un bel pezzo di campo, veramente. Campo numero 49, sono 2,70 ettari per un valore di 218.877 euro. Quindi, compriamo, tanto soldi ne abbiamo. E andiamo a ricaricare la botte. Vorresti qua tu dire che tanto Marco, soldi che ne avevi? Marco, te che ne? Che ho una domanda. Gli adeguati soldi. Aspetta che c'è una roba urgente, sennò posticipe. E perché JCB è pulito? Avrà piovuto un po' durante la notte. Bene, carichiamo qua la botte. Ecco qua, bene. Chi sei là? Oh, sei tornato Cristian. Devo portare un altro pick up. Il suo è ancora insieme al quarto. Non parla di riconoscerlo sto bigaboo. Oh Cristian, cosa hai fatto qua? Allora, cosa vuoi tu? Orca. Ma Benesso. Ah, su tu Marco. Sì. Cosa fai qua? Io sto mettendo a posto motore qua di biogas. Come mettendo a posto? Adesso dobbiamo iniziare a fare insilato tutto un milione di litri. Sì, perché insilato non c'è più niente e quindi io mettere posto motore qua. Ma perché si era bruciato? Cosa scusa? No, sto facendo mettere bene manutenzione. Perché so che mi ha detto Cristian devi mettere tanto silato, allora. Sì, guarda, dovremmo rimpienare qua tutte le trincee che abbiamo qua, tutto full. Ma a me frega un cazzo di quello che devi fare tu. Ok. Tu puoi anche mettere qua soldi che a me frega niente. Anzi, siamo sicuri perché è un'idea che non gli resta. Vabbè, a me interessa solo gasolio di tua cisterna, stai zitto. Ah, ho capito. Dai, no. Vai a lavorare, non rompe coglioni sì. Io qua ho tanto cose. Vado. Oh, mi raccomando, è giusto pulito. Pulito dici casa tua, io non so cosa vuol dire. Va bene. Cos'è, parolaccia, cos'è? No, sì, pulito nel senso dire fare bene. Perché sto facendo brutto lavoro io. No, ho detto niente. Cos'è pregiudizio questo? No, non è pregiudizio, è modo di dire, nel senso, mi raccomando, fare pulito. Perché pensi che sia persona non fidabile io? No, ho visto, giustato treni, tu hai fatto... Allora... Dai, vai a fare il tuo lavoro, dai. Dai, adesso vado che ho qua butte piena qua. Maria, sempre non per coglioni. Qua. Sempre isterico qua. Ma io bevo massa caffè a mattina, non vedo. Vediamo cosa che dice se passo rente a macchina. Basta fare casino qua. Allora. Madonna. Oh madonna, no, c'è un problema. Aiuto, chi sei qua? Fermo. Oh! Fermo. Oh. Ma sei te Marco? Indovinato? Sì, sono io, sì. No, mi hai pigliato mezzo in forza, stavolta non puoi capire, aspetta che mi siedo un attimo. Scusa un attimo. Ma non ce la faccio più, sto per morire. Allora vai in bagno qua un attimo. È successo un
No, non ci credo neanche ora, guarda, non puoi capire, ho le lacrime agli occhi e le... Fammi vedere, ci vedo. Non troppo vicino. Allora qua io essere responsabile, io essere responsabile, tu non poter stare qua a portare anche tua moglie qua. Non è, no, è una che è arrivata. Quindi non è tua moglie? No. Ciao. Buongiorno. Io essere benesso. Piacere, Energina. Ah, signore, ci si è accattata. Posso sì. No, perché c'è un problema grande. Allora ci conosciamo, ti do il mio numero, tieni. Allora ci conosciamo un'altra volta, devo parlare con Marco velocemente. Conosciamo anche adesso. Diamo no, no, Benissimo, guarda che i motori non si chiusa da soli. Marco, fallo andare. Ma tu fare affari tuoi. Va bene, vengo da fare i miei affari adesso. No, no, no. Marco, c'è un problema. Aspetta che andiamo via qua, perché sennò qua è continua. Usciamo. Monto in coso con te. Ciao, Benissimo. Dai, monta su di me. C'è un problema. Non si crederai mai, ma è successo una cosa paranormale. Allora, o c'è stato un tornado, tu hai sentito un tornado, qualcuno che ha scorreggiato violentemente? Beh, allora, qualcuno che potrebbe aver scorreggiato violentemente, sì. Però non a tal punto da creare disastri naturali o altre no, cose. No, perché praticamente il negozio è tutto sotto sopra e ci sono i trattori sopra il benzinaro. Tu non puoi credere ai tuoi occhi. Cioè, io stamattina stavo, come al solito, andando in macchina al negozio, no? E il tempo per andare a prendere un caffè al bar e mi ritrovo la macchina sopra il benzinaro. Perché anch'io ho avuto dei problemi con dei mezzi tipo qualche giorno fa che mi sono spariti. Tipo adesso non trovavo più la trebbia, non so se è un operaio che sta trebbiando qualche campo o se è andata a finire da qualche parte. Sembra che, come dire, ci siano degli alieni che... Ecco, lo sapevo, bisogna chiamare i cacciatori di fantasmi adesso, anche degli alieni. Cacciatori, cioè, gli alieni, no, i fantasmi. E gli ufologi, allora, bisogna chiamare. Perché c'è un problema abbastanza serio e... Visto... sì, ci sto perdendo un sacco di soldi io in questo momento. Comunque, guarda, dammi tempo a finire qua di ricomare, poi... Ah, ma io sto comoda qua dentro. Vabbè, ora sta qua. Ok, mi racconti un po' della tua storiella, allora. Allora, la mia storiella qua è che oggi qua si smerda a manetta. Ah, vabbè, ma qua dentro non si sente la pizza. Finché l'aria non gira, dopo vedrai che... vabbè, dai, almeno al massimo metto un fazzoletto sul naso. Bisognerebbe attaccare al GPS per andare bene, comunque. Ma guarda che trattore sporco, perché non passi da me che lo laviamo? Perché mi costi soldi. No, è gratis il lavaggio sui... Sì, vai, ah, ciao. No, sto... no, è veramente gratis, Ma dopo si lava, dopo fa un ruggine, non va bene. Porco. Va bene. Mi ha detto Benesso di che meno si lavano i trattori, le cose, meglio va. Oh, è bello che Benesso, tutte le cose, no? Quelle che vanno peggio, guarda, proprio... Vabbè, lasciamo perdere. Ma Benesso qua è uno del posto, sa come va qua la faccenda. Va bene, dai, se lo dici te. Comunque guarda qua, dai, non manca tanto, come vedi qua, si fa presto con questa botte. Oh, ma cos'è sto coso qua? Cosa? Si chiaccia il bottone, si è scritto no, 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 no. Pronto? No. Qualcuno mi sente? Sì, io, ciao. Ma chi è? C'è qualcuno che parla, ciao, chi è che parla? No, sono l'immigrato, ciao. No, l'immigrato, stiamo contattando l'Africa. Pensa a te, dalla Polonia all'Africa, arriva, ma che antenna hai, proprio lunga, Veramente siamo in Polonia, cioè io sono in Polonia, non sono in Africa. Ah, ma se vuoi dire, quello è l'amico di Biuro. Sì, sì, Energina, no. è lui. Porco, ciao! Ma come va la vita? È un po' male. No, perché? Vado avanti una cioppa al giorno, più o meno. Porco, Marco, perché gli dai così poco? No, perché così tanto ero rimasto che gli davo solo mezza al mese io. Allora, finire di parlare con Radiolina che qua fate casino. Porco cama che c'è. Anche il suo canale. Che gente lavora qua. Ma questo qua si collega con tutto il mondo, quindi se voglio parlare con Trump posso parlare con Trump? No, no, quello meglio di no. Ah no, ok, dopo che schiaccia bomba verso la Cappella del Nord, è vero? Sì, dopo ci potrebbero essere dei problemi. Ok, ho capito. Molto. Ma c'è qualcun altro che parla? Boh, di solito c'è anche Casi che. Casi. Ma dipende. Dipende quanti operai ci sono quel giorno. Ah, ho capito. Questo fa un collegamento praticamente su tutte le i trattori, radio, qua, macchine. Guarda questo che smerda. Ecco, senti che parla. Ho appena sempre là.
Oh, ma devi aspettare un attimo a svanare. Anche io voglio questo sulla mia macchina. Buttare un po' la piso. Costa tanto questo CD? Sì, molto molto, parliamo 2-3 mila euro all'uno. Ah, 5 euro dai cinesi. O 5 euro dai cinesi, però, però a volte fa, crea una piccola detonazione all'interno dell'abitacolo. Porco, no, la mia bellissima a parte che la mia macchina adesso ti ho detto. Bene, donata. Campo smerdato, e quindi andiamo sì, l'ho visto anch'io. A ririempire. Dai, veloce che bisogna chiamare la polizia che tira giù i mezzi. Stai scherzando, sto prendendo un sacco di soldi. Penso di aver. Energina, sai che penso di aver visto la mia Trebbia? Ma sei, hai allucinazioni? Dove sei andato? Ti seguo? Ma perché stai malando? Senti che puzza che c'è qua? Ma perché hai fatto un lavaggio così particolare alla tua Trebbia? Non sapevo che facesse bene invece. Ti presenti tipo quando le ragazze fanno i fanghi sul viso? Tu volevi fare per attrarre le ragazze alla tua Trebbia? Sì, però penso che qua gli UFO devono aver scambiato il tipo di fanghi. Ah, quindi non sei stato te? No, io no, allora, se te pare. Allora, un problema, allora qua bisogna chiamare un esperto. Aspetta che chiediamo A che ne abbonesso, se magari è un ufologo. No, magari... no, non sta a interpellarlo che lei devo lavorare. Dai, via, via, anzi, andiamo via. Andiamo via, andiamo a vedere il tuo negozio, cosa che succede. No, porco cazzo. Ho sbagliato il posto. Ok. Okay. Bene. No, ho sbagliato tre. Okay. Andiamo in negozio, andiamo a vedere. Sì, meglio di no. Oh, qua, Energina, Fermati che probabilmente cade tutto là. Fermo, smontiamo. Guarda che roba. Ma no. Normale. Anche il rimorchio era baltato. Guarda, tutto rotto. No. Nuova di steca, no? Rotto tutto. Sulla il sasso anche. Madonna, guarda, non mi viene. Non mi viene di una parte. No, devo andare. No, devo andare in bagno e mi viene male la pancia. No. Aspetta. No. Guarda anche le erbici qua, guarda. No. Ah, oh, ok. No, mi viene. Porco cane. Guarda anche la lama, tutto buttato per aria. Ma guarda che roba. Ma anche qua da Drio sto. No, anche il cane. Ma pare sì un tornado, un UFO, un qualcosa di particolare. Dove sei andata a finire la femmina? Come stai? Tutto bene, tutto bene. Hai bevuto bene. Il caffè stamattina? Te lo offro io, guarda, c'è qua dentro. A te piace uomo. Oh, Benesho! Benesho! Oh, guarda, arriva, ciao Marco. Ciao. Cosa vuoi tu? Vai a vedere Trebbia là, dai. No, bisogna tirare fuori le cose qua, tirare giù i mezzi. Tira fuori cose, dai, forza. Benesho, devi essere un po' più educato con le signorine. Detto tu tira fuori cose. No, bisogna tirare fuori la Trebbia. Ma come uno schiaffo, Quale Trebbia, quale? È biogas, c'è una Trebbia incastrata dentro la vasca di Kwami. Ma sì, cosa vuoi che sia? Perché Marco ha lasciato il CB acceso? Sì, che sente voci strane. No, ci sono i fantasmi. Comunque, guarda, anche la macchina è solo al quarto. Guarda, che chiamo. Guarda. Ah, ma questo è tutto normale. Un tutto di un normale, milione di euro solo per. Come tutto è normale? In Puschi c'è grande mistero di macchine su tetti. Cioè, allora. Ma però io sono anni che. Ma di venire qua, non ti sei informato? Beh, io sono venuto qua, non è mai successo niente. È da qua adesso che inizia a volare. A volare perché le cose. Quando c'è periodo di grande nebbia la mattina, trovi sempre qualcosa sopra tetti. Ecco. Noi qua siamo abituati perché ormai non facciamo neanche più caso. Ma com'è che tirate giù le cose poi? Col pensiero. Tiriamo giù. Io ho fatto io questa tettoia, vedi? Sta tutto sopra, metti su anche. Anche il treno sta su treno. Porco no. Ma il treno, perché il treno è leggero, è fatto con materiali leggeri o perché la tettoia è robusta? Secondo te? Perché il treno è leggero. Dai, adesso prendo Badile e te do in faccia. Porco cane. Ma perché, come mai alcune cose non sono sui tetti ma sono per terra capotate? Questo grande mistero questo. Ah, qua secondo me qualcuno ha bevuto qua.
Ah, allora, ok. Qua, allora, qua qualcuno ha bevuto. Bene, qua allora ha bevuto, qua un mistero bevuto. è già stato risolto. Ma era pieno di vino qua, se l'ha bevuto tutto dopo. Ma tipo guarda qua il coltivatore qua, perché è capotato, perché qua stava andando via nebbia e non ho riuscito a portare via. Ah, allora ha fatto in fretta e l'ha mollato qua, questo... Mollato qua, mollato, questo... sì, vedi... Beh, quello che è stato veramente, ora... Difatti solo questa zona qua si vede che la nebbia si stava diradando e... proprio per quello, perché... E allora ha fatto... Vedi, l'oro preso da qua, anche questa, vedi, stava prendendo, orco, buttando sopra... Orco, guarda, l'impalatrice della Uri... Neanche in corto! Stava buttando sopra e visto, ha visto nebbia che andava via e... lasciato tutto qua. Penso. Questo grande mistero. Mistero di Polski. Ma adesso come faccio a mettere giù di nuovo tutti i mezzi? Vabbè, dai, allora qua senza perdere troppo tempo. Senza perdere troppo tempo, direi che qua tiriamo giù tutto, mettiamo a posto tutto, dopo riprendiamo i nostri lavori. E Benesso è uomo muscoloso, ti piace? Sì, anche Marco è muscoloso, guarda che bei uomini. Lui è capace di fare. No, però bisogna prima lavorare, tirare giù i mezzi, perché sennò qua non mando avanti l'azienda, dopo com'è che mangio io? Energina, ordina 2 km di catene da ancora da navi crociera, okay, per piacere. Dai, tira fuori cose, dai, tira fuori cose. Ma questo qua parla proprio male, però Poverino, è del luogo, non è... No, è che Mari sbaglia il vocabolo e... Ah, è vero, perché qua bisogna... Adesso avete pregiudizi, ma siete voi che siete stranieri, no io. Infatti fine provocazione, è vero, però Io sto adattando mia lingua, mie parole a vostre parole, che non ecco. Capisce niente parole vostre. Ecco. Bene, allora proseguiamo che sì, con sì, i lavori sì, e... Proseguiamo pulito. Ah, ecco, guarda che bravo che l'hai benissimo. Se vede che è uno che ha sorveo Sì, no, come certa gente che va sul trottore. Cosa hai? Hai una onda de me... Oggi qua che si verge per caso il bocchetone. Ma pensa se ti... No, va! Adesso salgo. Ecco che sono salito. Adesso tu sapere che io so dove c'è tua botte di gasolio. Adesso vado a fare rifornimento. No. Adesso scendo. È vuota, è vuota. È vuota, vediamo se è vuota o no. Sì, è vero, è vuota. Svuotata stanotte, è vero. Vabbè ragazzi, proseguiamo con i lavori, sistemiamo un po' tutto sto casino che è successo. Va bene ragazzi, allora abbiamo dato anche una mano a Energina a sistemare 2-3 cosette, più che altro per tirarle giù. So che anche Benesso era lì con lei che stava sistemando. Noi abbiamo riportato a casa qualche attrezzo che era un po' messo in... posizioni baratissime. Ma cosa è successo, Marco? Praticamente qua mi ha detto Benesso c'è una zona praticamente che energina qua. Sì, aspetta, sono che... Marco Sita, che mi sono appena svegliato. Senti che mal di recce. Marco! Oggi pian qua, si deve fare. No, aspetta che mi ammacchi a macchina da nuovo e appena orco capo. Ne stasera più, Marco, quale? Ne stasera più de bale. Ma le prossime volte, se cave il quarto, gli sta ancora le pisce, io. Non so. Fatto io. Cioè, vabbè. No, puoi cavare il quarto. Vabbè, parcheggio qua dentro la macchina, tanto. Anche la paglia la vado anche altra parte. La paglia mi la porto dentro che altra parte, fa una paglierina dentro in staia, direttamente, dai, verso il cancello. No, ho trovato anche il garage per la macchina, perfetto. Ehi. Avanti, vacca! Allora. No, guarda che belle mucche, ma fanno anche il latte queste. Vacche, no, mucche, sì. Si dice vacche, intanto. Vacche, sì, fanno solo latte, queste, solo vacche da latte. Che potresti vendere con la mattina e faccio con i biscotti. Ma vieni qua, torno, te lo fa pagare 10 euro al litro, giura, fresco. Avanti. Allora facciamo una constatazione amichevole. Mi te abbassi i prezzi al negozio, ecco. E mi fa pagare 50 centesimi al litro il latte. Dai qua questa paglia, oh là. Ma sta paglia è della paglia? No. Allora dimmi tutto, Energina, aspetta che smonto, che sennò non ti volevo venirti a ringraziare per la mano che dimmi, Energina, dimmi.
Ah, orco, no, ho sbagliato, di me. Ah, che l'è questa, lei questa energina. Qua è questa. La vedo ingrassata però. No, Madonna. Mi sto offendendo io, No, vai. No, volevo darti, ringraziarti per l'aiuto che mi hai dato. Prego, prego, prego. Bene, ciao. Vabbè, ciao. Ciao. Persona molto, 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 molto. Allora, dai, Agri, dai, che proseguiamo, guardi che c'è. Allora, comunque ci stavo. Oh, mi sono appena svegliato, da due ordini magari. Ai, morte! Come si fa chi? Beh, che non so, mi ricordo più. L'avevo fatto un minuto fa. Dov'è l'uscita adesso qua? Mi perdo. Depasito! No, era in VIP. Madonna, aspetta, forse l'uscita è per di qua. Oh. Che l'esigente sto. Occhio, occhio! Allora l'uscita è per di qua. Anche il toro che monta la vacca. Attenzione qua. Le per dentro, no per fuori. Oh, aspetta, Marco, un attimo una cosa. Dimmi. Dov'è l'uscita? Porco nell'altra parte. Dove? Di qua. Occhio, che la metti da sotto, guarda. Guarda che c'è il cesso aperto qua, che c'è. Non te dico mia che c'è. Se dentro. Qualcuno lo utilizza e lo lascia aperto. Di qua? No, di qua, dall'altra parte. Ah, di qua? Comunque. Okay. Marco, posso dire una roba? Ma ascolta, ma sento che ti sento la gana mano, prossima volta mega sconto, cioè. Bravo, bravo, bravo. Beh, guarda, adesso qua a poco 4 in noleggio il Fenet per fare insilato in lama e... Ah, il T8 metto dito. È il Fent 939. L'ultima. Vabbè, quando, 939. Che te, quando che te lo vedi, te vedi. L'ultima. Allora, comunque ieri devo dirti, Agri, praticamente Benicio, esperto qua del luogo, mi ha detto che cos'è un mistero e quando che cos'è nebbia così... Che sei qualcuno, qualche alieno, qualcosa adesso. Ah, tipo come Scooby-Doo, tipo. Noi ga ancora, non siamo ancora riusciti a scoprire cosa. E praticamente i mezzi vola, insomma, le cose vanno insieme ai QWERTY. Ah. Ecco. Quindi adesso coordina 2 km di catene. Diametro diametro 50 mm gli anelli. Penso anche a 500 km di catene. E in modo che così, cos'è che chiama Nebion? Incaineremo tutti i mesi per terra e così vediamo se ancora i vola. Se ti porta via l'immigrato? Beh, bene, qui mi fa solo un piacere. Ma. Poverino. Vabbè, ragazzi, dai, chiudiamo qui questa puntata misteriosa. E intanto continuiamo a dare le cose alle vacche. E tenetevi prontissimi per la prossima puntata. Perché. Allora, il biogas è stato sistemato, messo a puntino. Appunto per un mega insilato. Quindi adesso qua sarà tutto bello da vedere. Adesso qui che basta. No, no, adesso qua dobbiamo portare una ventina e baioni qua dentro, così per un paio di giorni siamo a posto. Perché dopo dobbiamo fare insilato, quindi bisogna che sia le vacche siano coperte per un paio di giorni, in modo così basta che dà una squadra dentro in stalla e siamo a posto. Con mica passo a posto. Da che da suonare? Vergi! A che passava? Timmy no. Insomma. Terolo. No! attimo, ho sbagliato bottone. Te comando, Oga. Open. No, non. Perché continui a fare open the close? A severo. Ma scappa le vacche. Comunque qua mi pare il suo posto. Questo qua non è il mio tanto il suo posto. Là. Bene ragazzi. Salutiamo qua i nostri operai, abbiamo Casi. Oggi ciao a tutti, oggi cosa succede qua? Ecco butta per terra l'insilato. Bene, abbiamo Casi, Agri, aiuto, Energy, ciao ragazzi, e Bullir. Ciao a tutti, siamo senza Pupu. E intanto qua bisognerà aumentare il numero di vacche a breve vedremo di dare un vero incentivo alle vacche da paura. Bene. Te paghi le vacche, no altri no.
No, le vacche mi pagano. Tu te credi l'incentivo? Incentivo alla riproduzione? Ah, ma spiegate bene. Perché... vabbè, pensavo fosse sottinteso, che capisci. Vabbè, anche certe altre robe gli è sottinteso, ma non è che stiamo qui a mettere i puntini sulle O. Vabbè, dai. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao, ciao.